Adesso andiamo ad ascoltare i consigli per il mondo online, il mondo del web, a cura di Confartigianato Arezzo, le nostre pillole video vita digitale e oggi in particolare ascolteremo buoni consigli sull'identità, digitale. Oggi ci occuperemo di uno dei temi più importanti per una vita digitale, ovvero quello della identità digitale, quello che molti di voi sentono o leggono sui giornali come SPID o come veramente nuova carta digitale, la carta d'identità. Cos'è in realtà? In realtà la carta digitale non è altro che una migrazione della buona vecchia carta cartacea che aveva poco di utile rispetto ai nostri servizi digitali, ovvero quelli di accedere anche alla più classica delle cartelle sanitarie. Quindi era limitata a tenerla in tasca, esibirla nel momento del bisogno, che potessero essere le elezioni o che potesse essere anche una semplice vigile urbana che ci fermano. In realtà l'idea comunitaria, quella di comunità europea, ma anche proprio dello Stato italiano, è quello di trasmigrare questa identità in qualcosa di più funzionale, di più utile. Quindi è nata l'opportunità di creare un'identità digitale, ovvero di trasmigrare tutti i nostri dati in qualcosa che fosse utile e veloce per poter accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Non a caso sempre più ci occuperemo anche di come utilizzare quei servizi stessi, ma quei servizi senza l'identità digitale sarebbe un grosso problema potervi accedere. Uno fra tutti è i servizi del comune, i servizi della regione o dello Stato stesso, anche solamente per accedere e vedere il nostro stato delle bollette. Quindi un'identità digitale non serve altro che a far dire al nostro computer o al nostro cellulare che siamo realmente noi con un sistema di identificazione. Lo SPID si può attivare benissimo presso lo sportello digitale di Confartigianato o nei vari sistemi che si trovano anche online. Il più conosciuto, il primo ad averlo portato nella realtà, è le Poste Italiane. Quindi un servizio molto veloce come il nostro servizio qui di Confartigianato, dove potete venire o prendere un appuntamento direttamente telefonicamente e i nostri tecnici vi daranno una mano ad attivarlo. Una volta attivato avete a disposizione uno strumento, perché non è altro che uno strumento, che servirà in ogni posto della pubblica amministrazione, in ogni posto digitale della pubblica amministrazione, ripeto, che sia sanità o sia Stato, che vi riconoscerà automaticamente e vi darà la possibilità di accedere a questi servizi che prima doveste se no andare fisicamente presso gli sportelli, ed oggi molti sportelli con il Covid diventano molto lunghi e un'attesa molto lunga da potervi accedere. Il servizio pubblico di identità digitale, questo è il suo nome vero, l'acronimo di SPID, noi italiani siamo i campioni con gli acronimi, è quel servizio che ci permetterà nel futuro, in maniera veloce, semplice, di poter accedere a una miriade di servizi che prima ci rimanevano molto più difficili. Primo fra tutti la cartella sanitaria della USL, prenotare una ricetta, oppure pagare online una multa, pagare la Tari. Quindi tutto comodamente seduti a casa nostra, davanti al PC, o ancora più semplicemente con il cellulare in mano. La Confartigianato si è dotata ormai da tempo di uno sportello che è capace in breve tempo di attivarvelo per voi. Quindi basta una chiamata e vi daranno un appuntamento su tutto il territorio della provincia aretina. Quindi non c'è bisogno solamente di venire a Arezzo. Ogni emanazione provinciale ha ai suoi sportelli. Quindi lo SPID è uno strumento che principalmente vi farà risparmiare una marea di tempo, che tutti noi ne abbiamo sempre meno, vi farà diminuire tantissimo lo stress di stare in fila ore e ore ad aspettare un ufficio pubblico e vi permetterà veramente di iniziare a usufruire dei servizi della pubblica amministrazione in maniera facile, semplice e veramente molto intuitiva.
Quindi chiedete un consiglio anche a casa, anche ai vostri parenti più vicini, oppure chiamate come sempre il nostro sportello digitale, dove troverete sempre del personale che vi ascolterà, vi aiuterà e vedrà un appuntamento per poter attivare lo SPID in maniera facile e veloce per tutta la provincia d'Arezzo e per venire incontro alla vostra vita digitale. Grazie ancora una volta allo sportello digitale di Confartigianato Arezzo e a tutto il suo team. Noi torniamo tra pochissimo, tornate insieme a noi.